I maggiori leader politici dei 20 paesi più industrializzati del mondo, riuniti lo scorso fine mese a Roma nel G20, hanno posto all'attenzione in modo particolare, fra i vari punti, l'esigenza di andare avanti per affrontare le sfide del futuro sulla base del multilateralismo. Una decisione, un orientamento assunto in particolare su sollecitazione del Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Mario Draghi. Si tratta di un fatto di grande importanza in un mondo nel quale l'autoritarismo purtroppo si sta affermando, in un mondo nel quale il sovranismo, il populismo, l'affermazione di un patologico, direi, sentimento nazionale preferirebbe andare avanti sulla linea del bilateralismo, cioè incontri fra due stati e solo. No, è necessario che vi sia la collaborazione, l'intesa, che vi siano strategie fra molti stati a livello mondiale. Questo è di fondamentale importanza perché altrimenti saremo tutti perdenti. Per quanto riguarda la nostra Europa, va detto che attualmente abbiamo all'interno dell'Unione stessa paesi che vorrebbero, non sono molto entusiasti del multilateralismo che fa parte della base politica dell'Unione Europea, preferirebbero attivare meccanismi di relazioni internazionali su un piano bilaterale. A riguardo, parlando di Europa, non posso fare meno di pensare al secondo dopoguerra, quando il nostro grande Alcide De Gasperi fece del multilateralismo uno dei suoi pensieri, una delle sue azioni più incisive, più forti. Un'azione incisiva che lui espresse soprattutto quando sostenne con forza, con determinazione, fino negli ultimi giorni della sua vita, la costituzione della Comunità Europea di Difesa. Ecco, quello era un progetto che rafforzava il multilateralismo, che doveva trascinare poi con sé la Comunità Europea di Difesa, la politica comune estera, e certamente saremmo arrivati ad una vera e propria unità politica dell'Europa senza che vi siano le difficoltà che abbiamo oggi. Dico questo oggi con un po' di emozione, anche in quanto questa registrazione la faccio davanti al grande storico dipinto di Alcide De Gasperi che si trova nella casa di Roma della figlia Maria Romana. Un omaggio a questo grande, il quale con coraggio e lungimiranza ha cercato di avviare tutti i popoli europei sulla strada della conciliazione, sulla strada della collaborazione, sulla strada della fratellanza, rafforzando quel multilateralismo oggi più necessario e indispensabile che mai.